nostro viaggio nella Bibbia particolare. Vogliamo soffermarci sugli ultimi due libri che abbiamo avuto modo di esplorare insieme, Giosuè e Giudici, perché mi sono arrivate diverse domande riguardo i contenuti di questi libri, che a quanto pare contengono dei passaggi in cui sembra che Dio abbia ordinato degli stermini o addirittura dei genocidi. Questo è un tema oggi alla ribalta, anche in particolare per i libri e le conferenze di un autore di nome Mauro Biglino. Cito da uno dei suoi libri: La Bibbia non parla di Dio. Yahweh, definito il guerriero, non si faceva scrupolo di ordinare stermini veri e propri di persone inermi, conducendo operazioni che noi oggi classificheremo senza equivoci come pulizia etnica. Vedere Giosuè, Cronache, Samuele, Re, eccetera, aveva un senso della giustizia che noi non potremmo condividere, esercitava la vendetta, combinava punizioni spropositate rispetto alle colpe commesse. E ancora prosegue: la pratica dello sterminio era così inveterata e non solo permessa ma addirittura sollecitata che gli israeliti la applicavano spontaneamente, certi dell'appoggio e dell'approvazione incondizionata, direi preventiva, del loro Elohim Yahweh. L'autore del libro dei Giudici ci narra di un vergognoso sterminio perpetrato a sangue freddo. Domanda: il Dio biblico è crudele? È violento? La Bibbia davvero in qualche modo incoraggia e esorta coloro che aderiscono al Dio di cui parla a compiere stermini, a compiere genocidi? Veramente il popolo di Dio nel corso della storia si è fatto in qualche modo si è reso colpevole, si è fatto carico di questi ordini di Dio e ha fatto delle pulizie etniche? Ecco, oggi vogliamo provare ad approfondire nei libri di Giosuè e di Giudici questa tematica abbastanza scottante, abbastanza forte. Oggi più che mai abbiamo bisogno di invocare la presenza dello Spirito Santo che ci possa guidare in questa tappa del viaggio nella Bibbia. Per cui, prima di aprire la Bibbia, ti voglio chiedere, come di consueto, di pregare. Padre nostro, con umiltà veniamo a te in preghiera, pieni di domande, pieni di dubbi, spesse volte pieni di confusione, sapendo che in te, sapendo che nella tua parola, nella tua rivelazione, che è una rivelazione millenaria con i profeti, con gli apostoli, in modo particolare con Cristo Gesù che è il centro di tutta la Bibbia, tu sei venuto per dissipare. Aiutaci allora a trovare le risposte anche alle domande più difficili che sono contenute nella tua parola. E se tu hai ispirato la Bibbia e hai rivelato questi insegnamenti, perché siamo in grado di poterli capire e siamo in grado di poter trarre delle conclusioni e degli insegnamenti per la nostra vita. Mentre laddove non ci sono risposte, evidentemente sono cose che vanno al di là della nostra comprensione, ma ci hai promesso che anche quelle un domani potremo capirle. Ora ti prego, aiutaci a capire quello che è contenuto nella tua parola. Donaci il tuo Spirito Santo affinché ciò che ora abbiamo come domanda nel nostro cuore, nella nostra mente, dopo aver letto Giosuè e Giudici, possano trovare risposte e anche soddisfacenti nella tua parola. Allora guidaci con il tuo Spirito Santo in questa tappa del viaggio nella Bibbia e nel percorso personale di ricerca biblica di ognuno di noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. In effetti, leggendo la Bibbia, si trovano dei passaggi dove c'è la parola sterminio e dove la parola sterminio è attribuita anche direttamente a Dio. Ad esempio Deuteronomio 2,34: in quel tempo prendemmo tutte le sue città e le votammo allo sterminio, uomini, donne e bambini, non vi lasciammo nessuno in vita. Oppure Deuteronomio 3,4-6: gli prendemmo in quel tempo tutte le sue città, non fu città che noi non prendessimo loro, 60 città fortificate con alte mura, porte e sbarre, senza contare le città aperte,
noi le votammo lo sterminio ogni città, uomini, donne e bambini. Ancora Giosuè 6, da 20 a 21. Il popolo dunque gridò, i sacerdoti suonarono le trombe, e quando il popolo udì il suono delle trombe, la giungla un grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno dritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono lo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini. Ancora Giosuè 8, da 24 a 26. Quando Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai nella campagna, nel deserto dove quelli l'avevano inseguito, tutti furono caduti sotto i colpi della spada finché non ne rimasero più, tutto Israele tornò verso Ai e la mise a fil di spada. Tutti quelli che cadono in quel giorno fra uomini e donne furono 12.000, vale a dire tutta la gente di Ai. Giosuè non ritirò la mano che aveva steso dalla lancia finché non ebbe sterminato tutti gli abitanti di Ai. Giosuè prese Macheda, le votò lo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano, non ne lasciò scampare una. Poi passò a Libna e l'attaccò. Giosuè la mise a filo di spada con tutte le persone che vi si trovavano, non ne lasciò scampare una. Poi passò a Lachish e la mise a filo di spada con tutte le persone che vi si trovavano, esattamente come era fatto a Libna. Allora Oram, re di Gezer, salì in soccorso a Lachish, ma Giosuè batté lui e il suo popolo senza lasciarne scampare alcuno. Poi Giosuè passò a Eglon, in quel giorno Giosuè votò lo sterminio tutte le persone che vi si trovavano. Poi salì a Eglon, la votò lo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano. Poi tornò verso Debir e gli votarono lo sterminio. Ho letto Giosuè 10, da 28 a 39, un estratto di questi versetti. Ancora Giosuè 10, 40. Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, la regione meridionale, la regione bassa, le pendici e tutti i loro re. Non lasciò scampare nessuno, votò allo sterminio tutto ciò che aveva vita, come il Signore, Dio di Israele, aveva comandato. Se voi leggete i primi 10 capitoli del libro di Giosuè, vedete che la campagna militare di Giosuè per la conquista della terra promessa, esattamente come Dio aveva promesso 40 anni prima, e Giosuè insieme a Caleb erano gli unici superstiti di quella generazione, di quei 12 esploratori che 40 anni prima avevano constatato la prosperità di questo territorio, ma anche le città fortificate, i giganti, gli eserciti che quelle popolazioni possedevano. Ecco, secondo questi 10 capitoli, quelle promesse di Dio si sono adempiute nel giro di poco tempo, con l'aiuto di Dio che combatteva per Israele. Seguendo quello che il comando dato da Dio, Israele aveva conquistato tutto il territorio della terra promessa, tutte quindi le popolazioni erano state assoggettate e il popolo aveva votato allo sterminio uomini, donne, bambini, anziani, anche animali, secondo l'ordine dato da Dio. Questo è scritto effettivamente nella Bibbia, questo ci riporta effettivamente il libro di Giosuè. Domanda: che effetto ti fa leggere nella Bibbia che il popolo di Dio sterminava uomini, donne e bambini? A una prima lettura, permettetemi, una lettura superficiale della Bibbia, sembra che Biglino abbia ragione, sembra che effettivamente c'è un Dio crudele, violento, con un popolo di Dio altrettanto crudele, violento come il suo Dio, che senza pietà fanno soffrire, uccidono, massacrano. Dove è finita l'utopia di Dio, sancita con l'alleanza? Dove è finito l'impegno a rispettare i valori del Decalogo e della Torah per costruire una società migliore? Leggendo la Torah, i presupposti sembravano altri, sembravano diversi. Nel Berit, l'alleanza sancita da Dio al popolo di Israele, Dio aveva donato le leggi più all'avanguardia, con i valori più elevati, più nobili che l'umanità avesse mai conosciuto. Leggi in cui si trova anche ama il prossimo tuo come te stesso, leggi che tutelano le persone più deboli, leggi che proclamano e promuovono la pace, la giustizia sociale, leggi etiche, leggi morali di grandissimo spessore.
a tal punto che Mosè è stato definito da alcuni il più grande legislatore della storia dell'umanità, che Gesù nel suo sermone sul monte riprende completamente i valori della legge data sul Sinai, ampliandone la portata e facendo di quei valori i valori fondanti del regno di Dio, del regno dei cieli, che Gesù è venuto a proclamare con la sua vita, morte e resurrezione. E oggi, se noi abbiamo la sensibilità che abbiamo, per cui di fronte a parole come sterminio ci sentiamo toccati, ci sentiamo in qualche modo quasi scandalizzati di leggerlo nella Bibbia, è grazie alla Bibbia stessa, perché se certi valori di pace, di giustizia poi sono entrati poco alla volta, gradualmente nel corso della storia, a entrare a far parte della nostra società, vedi la Costituzione, i cui valori affondano le radici proprio degli insegnamenti biblici, oppure le più grandi promulgazioni dei diritti fondamentali inalienabili dell'uomo affondano le loro radici nella Bibbia, i grandi valori di tolleranza, fraternità, libertà, uguaglianza della Rivoluzione francese affondano le loro radici nella Bibbia. Com'è possibile che nella Bibbia non solo troviamo quei valori così grandi enunciati per la prima volta, ma troviamo anche passaggi come quelli che vi ho appena letto? Come sempre, bisogna leggere i testi nel loro contesto, il contesto storico, ma anche il contesto biblico, facendo attenzione a non leggere la Bibbia in superficie e facendo anche attenzione al famoso detto che citiamo in modo particolare in ambito accademico, teologico: ogni testo fuori dal suo contesto è soltanto un pretesto. Attenzione a strumentalizzare la Bibbia, a isolare certi testi per far dire alla Bibbia quello che in realtà la Bibbia non vuole dire. Questo tipo di lavoro è un lavoro disonesto, si chiama esegesi, perché in qualche modo tu stai leggendo la Bibbia con i tuoi occhiali, con la tua mentalità, con la tua cultura, e fai dire alla Bibbia in base a quello che tu pensi essa stia dicendo. In realtà il nostro compito è quello di fare esegesi, cioè di tirare fuori quello che effettivamente il testo vuole dirci, ma per farlo occorre colmare il gap tra noi, la nostra mentalità, quindi provando a togliere i nostri occhiali, e invece la mentalità, la cultura, il linguaggio di migliaia di anni fa. E per fare questo quindi occorre sforzo, impegno, ma sicuramente chi è disposto a leggere la Bibbia in profondità e i testi nel loro contesto, ecco, questo impegno sarà premiato, perché potrà davvero trovare allora le risposte non banali alle proprie domande, anche quelle scottanti come quelle che ci siamo poste in questa tappa del viaggio nella Bibbia. E uno dei contesti subito da andare ad approfondire riguardo queste tematiche sono le istruzioni date da Dio per la guerra. Perché nella Torah ci sono le istruzioni date da Dio per quello che doveva essere una sorta di esercito del popolo di Dio, l'esercito di Israele. Per cui andiamo a leggere quelle che sono le istruzioni che Dio dà riguardo alla guerra. Le trovate in Deuteronomio capitolo 20. Sentite qui. Innanzitutto il capitolo inizia: quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e gente in maggior numero contro di te, quindi carri che Israele non aveva, con cavalli che non aveva, soltanto con Salomone sono state ritrovate le scuderie, Salomone ha preso carri e cavalli dall'Egitto, contrariamente a quelli che erano gli ordini di Dio, ma fino a quel tempo Israele non aveva questi strumenti che potremmo definirli i carri armati dell'antichità. Quindi gli altri eserciti erano ben preparati, Israele non era all'altezza degli altri eserciti, non erano preparati alla guerra. Non aver paura di loro, perché l'Eterno, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te. Così quando sarete sul punto di dare battaglia, il sacerdote si farà avanti e parlerà al popolo e gli dirà: Shema Israel, ascolta Israele, oggi state per dare battaglia ai vostri nemici, il vostro cuore non venga meno, non abbiate paura, non vi smarrite e non vi spaventate davanti loro, perché l'Eterno, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e salvarvi. Dio combatte per Israele.
per un popolo di ex schiavi che non ha un vero esercito, se leggete con attenzione la Bibbia, le battaglie vinte da Israele sono quelle combattute da Dio, sono quelle che sono state vinte in modo miracoloso, mura che cadono, meteoriti che piovono dal cielo, Dio che spaventa e fa fuggire gli eserciti nemici. Ecco, in questo modo Israele vinceva le guerre secondo la Bibbia. Non solo, quando andrà in guerra, gli ufficiali parleranno al popolo dicendo: c'è qualcuno che ha costruito una nuova casa? Se ne torni a casa. C'è qualcuno che ha piantato una vigna? Se ne torni alla propria vigna. C'è qualcuno che si è fidanzato? Se ne torni con la propria madre. C'è qualcuno che ha paura? Ritorni indietro. Quando poi ti avvicinerai a una città, gli offrirai prima la pace, lo shalom, il benessere. Per cui c'erano tutta una serie di motivi di congedo che venivano ricordati all'esercito prima di partire in guerra. Ma poi, in modo particolare, quando scoppiava la guerra, Israele aveva l'ordine da Dio di offrire lo shalom, la pace. Se accetta la tua offerta di pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si trova, quindi, pagherà anch'esso le tasse, quindi farà parte della nazione e quindi vi servirà. Ma se non vuole fare pace con te, ti vuole fare la guerra, allora la stringerai nel serio. Quando poi l'Eterno, il tuo Dio, lo darà nelle mani, passerai tutti i maschi e figli di spada, ma le donne, i bambini, il bestiame, tutto ciò che sarà nella città, tutto quanto il suo bottino, li prenderai come tua preda e mangerai il bottino dei tuoi nemici che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha dato. Così farai per tutte le città che sono molto lontane da te e che non sono città di queste nazioni. Per cui le donne, i bambini, quindi il bestiame, non doveva essere toccato, non doveva essere passato a fili di spada. Queste sono le istruzioni date da Dio, per cui si poteva combattere, e quindi in una guerra ci sono anche delle vittime, dei caduti, ma sono i soldati però, non la popolazione civile. Una cosa veramente straordinaria è anche la sensibilità ecologica, per noi totalmente fuori contesto. Oggi è di moda, è attuale la sensibilità ecologica, ma migliaia di anni fa come è possibile trovare testi come questo? Eppure c'è anche questa sensibilità nelle indicazioni di Dio in Deuteronomio 20. Quando stringerai d'assedio una città per un lungo tempo, combattendo contro di essa per espugnarla, non ne distruggerai gli alberi a colpi di scudo, non mangerai il loro frutto e non li, ne mangerai il loro frutto, ma non li abbatterai, poiché l'albero della campagna è forse un uomo che tu l'abbia a usare nell'assedio, ma potrai distruggere e abbattere gli alberi che sai non essere alberi da frutto per costruire opere d'assedio contro la città che ti fa la guerra finché non sia caduta. Bellissimo. Noi conosciamo nella storia personaggi come Attila, il flagello di Dio, e altri conquistatori, altri condottieri che dove passavano poi lasciavano il nulla, il deserto, quindi non si facevano scrupoli anche a impoverire il territorio tagliando gli alberi verdi, gli alberi da frutto per costruire gli assedi, le macchine per gli assedi. Ecco, Israele no, non doveva toccare quegli alberi perché sono vita, possono usare al massimo il legno secco, quindi gli alberi già morti. Non solo, ma Dio dà delle indicazioni per tutelare le persone più vulnerabili, come ad esempio le donne. Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici, l'Eterno il tuo Dio ti darà nelle mani, tu li farai prigionieri. Se vedi tra i prigionieri una donna di bell'aspetto e ti piace tanto da volerla prendere per tua moglie, la condurrai a casa tua ed ella si raderà il capo e si taglierà le unghie, si laverà la veste di prigioniera, abiterà in casa tua e farà cordoglio per suo padre e sua madre un mese intero. Poi entrerai da lei e sarai suo marito e lei tua moglie. Se in seguito non ti piace più, la lascerai andare dove vuole, ma non la potrai affatto vendere per denaro né trattarla da schiava, perché l'hai umiliata. È purtroppo ben noto l'utilizzo anche delle violenze alle donne, le violenze sessuali, come proprio sistema, tattica di guerra per atterrire il nemico, l'avversario, che è stato sempre usato nel corso delle guerre in tutte le epoche, fino anche di recente qui in Europa, nell'ex Unione Jugoslavia. Ecco, 3000 anni fa Dio dà delle indicazioni, perché
assolutamente queste cose non venissero perpetrate dall'esercito di Dio, e ci sono queste tutele nei confronti delle donne prigioniere, affinché non solo non fossero toccate, non fossero violentate, ma anche se qualcuno ne desiderava una in moglie, se poi dopo non le piaceva più, ecco, poteva lasciarla libera, anzi in qualche modo la deve anche risarcire per l'umiliazione quindi aveva subito. Ancora ci sono leggi, disposizioni di Dio che riguardano l'umanità anche nel contesto di guerra. Quando uscirai con l'esercito contro i tuoi nemici, guardati da ogni cosa malvagia, guardati dalla malvagità. Ci sono fatti raccapriccianti riportati che riguardano la Seconda Guerra Mondiale, gli alleati che sono venuti a liberare l'Italia dai nazisti, che però in alcuni luoghi, ad esempio della Ciociaria, si sono poi lasciati andare a delle azioni veramente malvagie, criminali. Ecco, 3000 anni fa Dio vieta a Israele di compiere tali azioni. Che esercito è quello di Dio e che tipo di guerra può mai combattere? Capite che le guerre combattute dall'esercito di Israele erano battaglie che Dio combatteva per Israele. Se Israele ha vinto delle battaglie è soltanto perché è stato fedele a Dio, ha seguito le istruzioni di Dio, come a Gerico, e vedete quali sono le istruzioni di guerra: dovevano fare dei giri per 7 giorni, avere delle brocche, avere delle torce, gridare, oppure le battaglie ai tempi di Josafat, dove chiama i leviti e i coristi per lodare Dio, per cantare Dio. Erano quelle le guerre di Israele, guerre spirituali potremmo dire, nulla a che vedere con le guerre atroci degli eserciti, anche e soprattutto gli eserciti moderni, di quelle che sono società, civiltà che si vantano di essere evolute, di essere avanzate, che però anche nella cronaca recente si sono macchiate di massacri, di popolazioni, a volte anche nel nome di una presunta azione giustificata, poi si è scoperto da notizie e informazioni che erano fasulle, che erano state inventate appositamente. Ecco, queste erano le disposizioni per le città lontane. Attenzione però, perché ci sono delle disposizioni diverse per le città vicine, dove le tribù di Israele si sarebbero collocate. Ma delle città di questi popoli che l'Eterno il tuo Dio ti dà in eredità, non lascerai niente che respiri in vita, ma li volterà al completo sterminio, cioè i Tei, gli Amorei, i Cananei, i Perizzei, gli Ibei e i Giebusei, come l'Eterno il tuo Dio ti ha comandato, affinché essi non vi insegnino a imitare tutte le abominazioni che fanno per i loro dei e voi non pecchiate contro l'Eterno il vostro Dio. Deuteronomio 20, versetti 16 e 17. Allora, in questi versetti troviamo delle disposizioni chiare date da Dio contro delle popolazioni, quelle che erano vicine, quindi all'interno del territorio dove Israele avrebbe preso possesso della terra promessa. Sono 7 nazioni. Per queste 7 nazioni Dio dà degli ordini molto precisi di non lasciare in vita nessuno. Ecco, questo può essere uno dei testi che può essere utilizzato sul serio per le domande che abbiamo posto all'inizio, però anche questo poi va capito nel suo contesto. Deuteronomio 7, da 1 a 2, versetto 16. Quando l'Eterno il tuo Dio ti avrà introdotto nel paese in cui entri per prenderne possesso e avrà scacciato davanti a te molte nazioni, Chittei, Girgisei, Amorei, Cananei, Perizzei, Ibei, Gibusei, 7 nazioni più grandi e più potenti di te, e quando l'Eterno il tuo Dio ti avrà dato in tuo potere, tu le sconfiggerai e le voterai al completo sterminio. Non farai con esse alleanze, ne userai con loro alcuna misericordia. Sterminerai dunque i popoli che l'Eterno il tuo Dio sta per dare in tuo potere, il tuo occhio non abbia pietà di loro. 7 nazioni, dice l'Eterno, non dovevano più trovarsi nella terra promessa. Israele lì era autorizzato da Dio a compiere quindi un'operazione militare che avrebbe liberato quei territori, perché dovevano essere occupati da Israele stesso. 7 nazioni, ritornano anche in quest'altro testo. Domanda: perché questi 7 popoli
quindi hanno questo trattamento diverso. Perché per queste sette nazioni c'è un ordine così perentorio e anche così, così duro, che a noi cristiani che leggiamo dopo millenni questi passaggi in qualche modo ci colpiscono. E allora dobbiamo, per rispondere a questa domanda, ritornare al contesto dell'utopia di Dio. Nelle tappe precedenti abbiamo avuto modo di parlare della Torah e del contenuto della Torah, dove c'è il Berit, che è l'alleanza, il patto, l'accordo fatto tra Dio e il suo popolo. Noi quando ci avviciniamo alla Bibbia spesse volte saltiamo proprio questo passaggio, cioè il contesto in cui l'Antico Testamento è stato scritto, che è esattamente il contesto del Berit, dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, che qualcuno ha definito una vera e propria utopia, un sogno di Dio, quello attraverso un popolo, quindi il popolo di Israele, di poter raggiungere tutte le nazioni, tutte le popolazioni della terra che si erano dimenticate del Dio creatore, che si erano quindi dimenticate dei valori, dei principi della sua creazione, di questo progetto di vita che Dio aveva realizzato quando ci ha creato. Io sono il Dio onnipotente, cammina nella mia presenza e si integro, io stabilirò il mio patto, il Berit, fra me e te, io faccio con te un patto, tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni, sarai Dio tuo e della tua discendenza dopo di te, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Lo scopo, il proposito di Dio attraverso il Berit, il patto, quindi attraverso questa utopia, come qualcuno l'ha definito, è quello di benedire tutte le famiglie della terra, anche la tua, anche la mia. Se darete attentamente ascolto alla mia voce, se avete il mio Berit, il mio patto, sarete per tutti i popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Quindi un popolo di schiavi liberato da Dio, a cui Dio al Sinai dice: da oggi siete tutti santi. Santo significa messo da parte per. Quindi c'è una vocazione, c'è uno scopo che attraverso lo strumento, quindi del suo popolo, Dio vuole raggiungere: benedire tutte le famiglie della terra. Domanda: se Dio fa alleanza con Israele per raggiungere e benedire tutte le nazioni e le famiglie della terra, perché per sette popoli c'è l'ordine di distruzione? Quindi rimane però questa domanda. Troviamo le motivazioni, le dà Dio stesso, basta leggerle, sono nella Bibbia. Deuteronomio 7, da 1 a 4. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese, avrai scacciato molti popoli, gli Ittiti, Gergesei, Amorei, Cananei, Ferizei, Ivei e Gibusei, sette popoli più grandi e più potenti di te, tu li voterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia, non ti imparenterai con loro, non darai i tuoi figli a loro, ai loro figli, e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché li studierebbero da me i tuoi figli e servirebbero gli dei stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto li distruggerebbe. Iniziamo adesso a capire che forse queste indicazioni non sono così insensate. Dio voleva evitare che il suo popolo, che aveva una missione di servizio per tutta l'umanità, portare la conoscenza di Dio e della sua grande salvezza in Cristo Gesù, non venisse meno a questa missione. Quindi non solo non permettendo che altre popolazioni, che le famiglie della terra fossero salvate, ma addirittura di perdersi essi stessi e loro stessi non essere salvati. Ancora, farete così, demolirete i loro altari, sono i versetti da 5 a 10, sempre di Deuteronomio 7, spezzerete le loro statue, batterete i loro idoli, darete fuoco alle loro immagini scolpite. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore il tuo Dio, il Signore il tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è affezionato a voi, vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Riconosci dunque che il Signore il tuo Dio è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto. Per cui, ecco, viene ribadito ancora il concetto del Berit, del patto, in cui Dio, attraverso il popolo consacrato, vuole raggiungere tutte le famiglie della terra per benedirle, ma loro
non dovevano adottare quelle che erano le abitudini idolatriche delle popolazioni che vivevano nella terra promessa, perché se loro fossero scaduti nel sincretismo non ci sarebbe stata più la possibilità per le altre popolazioni, ma anche per Israele stesso, di essere salvati. Quindi l'ordine di Dio riguardo sette popoli è dato innanzitutto per un motivo di ordine pratico: guarda di non fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non diventino in mezzo a te una trappola e inducano i tuoi figli a prostituirsi loro dei. Esodo 34, da 12 a 17. Di ordine pratico. Se si fossero mescolati con quelle popolazioni, sarebbe voluta meno la loro missione. E tante persone, tante popolazioni non avrebbero avuto modo di conoscere Dio e di conoscere la sua straordinaria salvezza. Quindi c'è proprio un ordine di carattere pratico, quindi concreto, non solo. C'è anche un motivo di ordine spirituale. In dato momento io parlo riguardo una nazione, di sradicare, di abbattere, di distruggere, di piantare e costruire. Ma se quella nazione si converte dalla sua malvagità, mi pento del male che avevo pensato. Ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi senza dare ascolto alla mia voce, mi pento del bene di cui avevo parlato. Geremia 18, da 7 a 11. Quando Dio parla di sradicare, abbattere, distruggere, sta dicendo che non è indifferente al male che è perpetrato dagli uomini. Dio non è indifferente alle ingiustizie, a quelle che sono le azioni malvagie, non è allo stesso tempo indifferente a quelle che sono le grida delle vittime innocenti che si rivolgono a Lui in preghiera. E Dio è intervenuto nella storia quando l'ha ritenuto, in modo particolare un collegamento con quello che era l'attuazione del suo piano della salvezza nella storia del suo popolo, per sradicare, per abbattere, per distruggere, quando il piano della salvezza era minacciato, ma anche poi perché quell'abbattimento, quello sradicamento potesse seguire poi un piantare e un costruire. Quindi Dio agisce sempre per il bene, e se interviene, interviene perché ci sono delle situazioni così compromesse che richiedono un intervento da parte sua. Ma Dio spera sempre che noi ci convertiamo prima. Infatti, laddove uomini e donne, popolazioni accolgono il messaggio di Dio e si convertono, ecco, Dio non manda quindi delle situazioni che in modo perentorio pongano fine a quel male, ma manda invece la benedizione. E questo è lo scopo di Dio, il nostro bene e il nostro meglio. Il problema, come abbiamo avuto modo di riflettere, è nella tappa sul libro di Lamentazioni, dove abbiamo affrontato il tema dell'ira di Dio. L'ira di Dio è funzionale all'amore e al bene che desidera per noi, proprio perché l'amore di Dio non è un amore platonico, ma un amore concreto che si esprime all'interno di un contesto che non è più quello ideale di un mondo buono dell'Eden, ma un contesto dove il male è dappertutto, è fuori, è dentro di noi, e si mescola molto spesso anche con il bene, per cui non c'è il bene assoluto o il male assoluto in questo mondo, ma a volte anche c'è tanto grigiume. E questo fa sì che Dio a volte non può scegliere tra il bene e il male, ma a volte è costretto a scegliere tra il male maggiore e il male minore, come anche del resto nelle nostre vite ci sono delle situazioni in cui siamo costretti anche noi a dover scegliere tra il male maggiore e il male minore. Quando leggiamo questi testi, ignoriamo il contesto più ampio della grazia di Dio. Genesi 15, da 12 al 21, contiene quello che è l'elemento che svela in qualche modo il mistero riguardo quegli ordini dati da Dio, e troviamo quindi la risposta che stiamo cercando alle nostre domande del perché Dio dà certe disposizioni. Il testo di Genesi 15 dice: «Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Alla quarta generazione essi torneranno qua,
perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. In quel giorno il Signore fece un patto, un berit con Abramo, dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate, Chenei, Cherizei, Cadmonei, Ittiti, Ferizei, Efei, gli Amorei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei. Non so se avete capito. Dio ad Abramo, quando Israele ancora non esiste, Abramo ne è stato il capostipite, ha annunciato il futuro e gli annunciò che il popolo di Israele sarebbe stato schiavo per 400 anni, quindi in una nazione straniera, la nazione d'Egitto, ma poi Dio interverrà per liberarli dalla schiavitù e alla quarta generazione ritorneranno nella terra che Dio aveva assegnato ad Abramo e alla sua discendenza, dove Abramo si trovava nel momento in cui Dio gli pronuncia queste parole, e gli dà il Signore una indicazione precisa: poiché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. Gli Amorei sono le popolazioni che abitavano nel territorio che Dio aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Gli Amorei quindi comprendevano queste etnie, che sono poi le sette menzionate quando Dio darà ordine riguardo poi alla modalità di ingresso della terra promessa. Dio disse ad Abramo che in quell'epoca non era ancora giunta al colmo l'iniquità degli Amorei, come per dire: io ho ancora pazienza nei confronti di queste popolazioni, ma arriverà un momento nel quale l'iniquità sarà talmente grave, salirà a tal punto di livello che io non potrò far finta di nulla, io dovrò intervenire e lo farò tramite il popolo che ritornerà in questo luogo. Però nel frattempo io do del tempo a queste popolazioni per ritornare sui loro passi e smetterla di perpetrare il male che stanno compiendo. A quale male Dio si riferiva? Cos'è questa iniquità che poi sarebbe giunta al colmo esattamente quando Giosuè porta il popolo a conquistare la terra promessa? Io sono stato in Israele due volte e la guida ci faceva conoscere quelle che erano le pratiche delle popolazioni cananee all'epoca proprio dell'Antico Testamento, pratiche idolatriche, pagane, che comportavano anche i sacrifici umani, sacrifici di bambini che venivano gettati nelle conche infuocate per essere quindi presentati ai loro dei, tra rumori di tamburi, urla, canti, per cercare di nascondere le grida di quei neonati, di quei bambini che erano strazianti. Questa era una delle tante pratiche crudele, violente che queste popolazioni adottavano all'epoca. Ecco, Dio vede questa iniquità, vede questa malvagità e da secoli di tempo affinché queste popolazioni si potessero rendere conto dell'assurdità di tale pratiche e potessero quindi convertirsi. Giosuè disse: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, i Titi, gli Ivei, i Ferizei, i Gesei, gli Amorrei e i Gebusei, le popolazioni che Dio aveva elencato ad Abramo, che si trovano in Genesi 15. Oltre 400 anni dopo, Dio ora non può più far finta di nulla. E come in altre circostanze, viene in mente ad esempio il diluvio, dove Dio aveva mandato Noè ad avvisare le persone perché tornassero indietro da quella malvagità, da quella cattiveria, un male per ogni tempo, così
descrive Dio, la malvagità di quella società, invita invece le persone a entrare nell'arca, a salvarsi e a, ad avere invece la possibilità di una nuova umanità senza più quella cattiveria, senza più quella malvagità. Questi episodi sono un monito anche per noi oggi, contengono un messaggio più attuale di quello che noi possiamo pensare, perché Gesù nel Vangelo invita a prendere sul serio l'Evangelo, a prendere sul serio la promessa di Dio del regno dei cieli, della risurrezione, della vita eterna, perché poi quando Gesù ritornerà, se tu non l'hai preso sul serio, non avrai nessuna possibilità di accedere alla vita eterna. E oggi riteniamo che siamo in un mondo, in una società dove tutti i segnali, indicatori collegati con le profezie, con il Vangelo, con quelli che Gesù chiama i segni dei tempi, ci dicono che non manca molto al ritorno di Gesù, che il suo ritorno è imminente, e quando ritornerà, se noi non abbiamo preso sul serio le sue parole, ma come potremo scampare alla morte? Cioè, come possiamo pensare di avere vita eterna senza Gesù? Noi non abbiamo da soli la possibilità di autoredimerci, di risuscitare, non abbiamo questo potere. Questo potere ce l'ha Dio, che è colui che ha creato l'umanità, che ha creato l'universo e che è il datore della vita, il sostenitore di ogni vita, di ogni esistenza. Gesù dice lì sarà il pianto e lo stridore di denti, ma Gesù ci vuole evitare quel pianto e quello stridore di denti. Ecco perché Dio ci dà tempo. Pietro scrive nella sua epistola, guardate che Gesù non sta ritardando il suo secondo avvento, ma ci dà del tempo, è misericordioso, perché lui vuole che più persone possibili possano accettarlo, possano essere salvate. Ecco il motivo per cui Gesù ancora non è ritornato. Domanda: secondo la Bibbia l'ordine di Dio è stato eseguito? Perché questo è un altro aspetto che, quando si leggono superficialmente questi versetti, non si nota. In realtà, se leggete con attenzione i libri di Giosuè e Giudici, voi vi renderete conto che contengono due prospettive diverse sulla conquista della terra promessa. La prospettiva di Giosuè è una prospettiva di fedeltà, di conquista trionfante, vittoriosa della terra promessa. Giosuè 24:11: passaste il Giordano e gli Amorei, Ferizzei, Cananei, Ittiti, Gergesei, Ivvei e Gebusei combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani. Più volte nel libro di Giosuè viene ricordato come Dio ha mantenuto le sue promesse, hanno conquistato tutto il territorio, hanno quindi sconfitto tutti i nemici e in modo particolare anche queste 7 popolazioni sono state date nelle mani del popolo di Israele. Questo è il resoconto del libro di Giosuè. Leggiamo invece il libro di Giudici, che contiene un'altra storia, un'altra prospettiva, quella forse un po' più realistica e purtroppo che esprime l'infedeltà del popolo che non ha eseguito quegli ordini. Così i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, cioè abitarono in mezzo agli Ittiti, agli Amorei, ai Perizzei, agli Ivvei, agli Gebusei, sposarono i loro figli, servirono i loro dei, fecero ciò che è male agli occhi del Signore, dimenticarono il Signore e servirono gli idoli di Baal e di Astarte. Giudici 3, da 5 a 7. Se voi leggete questi primi capitoli di Giudici, vedete che la conquista non è stata effettuata, la conquista non è stata completata. Israele è semplicemente convissuto con queste popolazioni pagane e per di più è accaduto esattamente quello che Dio voleva scongiurare, quello che Dio voleva evitare al popolo, che scadesse nel sincretismo, che sposasse quelle che sono le pratiche idolatriche di queste popolazioni, che venisse meno alla sua missione, al veritto, quella che era l'utopia di Dio, né portasse la salvezza ad altre popolazioni, né fosse salvato se stesso. E quando poi a un certo punto il popolo volta definitivamente le spalle a Dio, senza Dio che combatteva con loro, in un territorio dove loro sono schiacciati dalle grandi civiltà del nord, dell'Eufrate e del sud, del Nilo, l'Egitto, non sono sopravvissuti. Poi arriva l'esilio, prima per le tribù del nord e un secolo dopo poi anche per le tribù del sud, esattamente quello che Dio voleva evitare loro. Alcuni scartano queste pagine, quindi questi capitoli che parlano di queste guerre di conquista, bollandole come umane, cioè come specchio della mentalità violenta e arretrata dell'epoca, il che è vero, cioè
l'epoca dei giudici, l'epoca della conquista di Giosuè è un'epoca diversa dalla nostra, con una mentalità diversa dalla nostra, dove purtroppo le popolazioni erano popolazioni guerriere, erano popolazioni armate, dove le pratiche dei sacrifici umani erano presenti in Palestina. Quindi stiamo parlando di una società molto diversa, molto differente, molto distante dalla nostra. Però attenzione a non pensare che quando trovate le parole sterminio, ecco, in alcuni versetti della Bibbia, siano il prodotto di quella mentalità violenta e arretrata. Perché se fosse davvero così, non si capirebbe perché il popolo di Israele non l'ha fatto, perché la Bibbia, Giudici, dice che loro quelle guerre non le hanno combattute, gli ordini dati da Dio non li hanno eseguiti, quindi non c'è stato nessuno sterminio, non c'è stato nessun genocidio. Se non fossero ordini veramente dati da Dio e il popolo non fosse stato davvero infedele, non avrebbe senso inventarsi una storia così disonorevole. Per cui, se prendiamo sul serio quelle pagine, dobbiamo ammettere che non c'è stato nessuno sterminio. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Com'è possibile che persone che non hanno mai letto la Bibbia, però hanno magari letto qualche libro, sentito qualche conferenza di qualche autore che oggi è asceso alla ribalta e ha successo, e sentendo quello che magari oggi viene presentato in certi ambienti, in certi ambiti culturali, dicono che la Bibbia sia un libro che contenga violenza e crudeltà, che il Dio della Bibbia sia un Dio che ordina genocidi e stermini, che poi sono stati eseguiti da un popolo di Dio che è crudele e che è violento. Quando invece nella Bibbia questo non è accaduto, perché in modo chiaro il libro di Giudici ci dice che quella visione trionfalistica e vittoriosa di Giosuè era soltanto una lettura teologica di quello che sarebbe potuto essere, ma in realtà Giudici ci dice che non è stato così. In realtà l'epoca dei Giudici è stata un'epoca buia, proprio perché il popolo conviveva con le popolazioni pagane. Alla fine il paganesimo è penetrato all'interno del popolo di Israele, venendo meno alla sua missione. Se leggi il testo nel contesto del Berit, dell'alleanza, ti rendi conto che ciò che era parte del piano di salvezza di Dio per tutto il popolo, a partire da Israele e poi neanche le nazioni, per i popoli vicini, fino a raggiungere i popoli più lontani. Quindi quegli ordini erano funzionali a portare la salvezza, a portare la benedizione di Dio, perché per farlo c'era bisogno di un popolo che fosse fedele. Quindi noi troviamo nella Bibbia la realpolitik, cioè la salvezza non è un concetto astratto. Per salvarci Dio ha scelto di calarsi nella realtà, di incarnarsi. Ha scelto una nazione, un popolo, che come tutti ha dei confini, ha delle popolazioni confinanti e a volte anche dei nemici da cui difendersi. E in qualche modo certe disposizioni sono funzionali a quella che era la funzione, lo scopo di questo popolo, che doveva portare la salvezza a tutte le nazioni, la benedizione di Dio a tutte le famiglie della terra. Noi leggiamo questi testi a partire dalla nostra sensibilità, ma non ci rendiamo conto che tale sensibilità, insieme ai principi di uguaglianza e pace, contenuti ad esempio nella nostra Costituzione italiana, come in tutte quelle moderne, affondano le loro radici proprio nella Bibbia. Dal nostro punto di vista, gli ordini relativi ai sette popoli visti quest'oggi sono inconcepibili e contro la morale. Ma leggendo la Bibbia, qui troviamo Dio che concede oltre 400 anni a popoli che perpetravano sacrifici umani e crimini contro l'umanità per pentirsi e porre fine a quel male. Quindi Dio risponde al grido delle vittime per porre fine a quelle barbarie. Ciò rientra nella sua autorità di Dio, di creatore, di Signore e anche di giudice dell'umanità. Ma Israele non ha ubbidito, comportando quindi una strage ben più grave. In qualche modo noi le guerre, ad esempio, di indipendenza, di liberazione dalle popolazioni che ci avevano invaso il nostro territorio italiano, quindi nel Risorgimento, le consideriamo delle guerre patriottiche, delle guerre
buone, giuste, come anche oggi nella modernità ci sono delle guerre che vengono chiamate missioni di pace perché c'è una finalità lodevole. Ecco, lo stesso anche per quelle disposizioni che Dio aveva dato. Il fatto che Israele non avesse ubbidito a quelle disposizioni di Dio non ha comportato, come superficialmente leggendo la Bibbia, una pace, una quindi salvaguardia delle vite umane, mentre Dio sta minacciando esattamente questa salvaguardia e queste vite umane. È proprio l'opposto quello che è accaduto. Pensateci bene, facciamo un confronto tra due popolazioni, la popolazione ebraica e la popolazione cinese. Entrambe queste popolazioni esistono da 4 millenni, però c'è una netta, sostanziale differenza tra entrambe le popolazioni. Nel mondo oggi ci sono poco meno di 15 milioni di ebrei a fronte di 1,4 miliardi di cinesi. Domanda: ma com'è possibile questa differenza? Quindi popolazioni, etnie antichissime arrivate fino ad oggi con la loro identità, l'una è composta da miliardi di persone, l'altra soltanto 15 milioni di abitanti, pur avendo 4.000 anni di vita. Che fine hanno fatto coloro che mancano a questa conta? Che fine hanno fatto? A volte noi non ci pensiamo, ma il fatto che Israele non abbia ubbidito alle disposizioni date da Dio ha comportato una strage ben più grave, ben più numerosa, dove non si parla solo di poche migliaia di persone, ma evidentemente guardando questi numeri qui si parla di una popolazione immensa che manca all'appello della storia, perché il popolo di Dio purtroppo, anziché rimanere fedele a Dio, gli ha voltato le spalle, e voltandogli le spalle si è trovato totalmente indifeso in balia di tanti altri popoli più forti, più potenti, che l'hanno perseguitato nel corso della storia. Per millenni il popolo di Dio non ha avuto una patria, è stato vittima del dramma della Shoah, campi di sterminio. Ecco, Dio avrebbe voluto evitare tutto questo al popolo di Israele, perché così dice il Signore Eterno, il Santo: nel tornare a me, nel riposare a me, sarete salvati, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Isaia capitolo 30, versetto 15: ma voi non avete voluto, voi non me l'avete permesso. Gesù che piange su Gerusalemme: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Gesù già stava pensando a quello che sarebbe accaduto poi nel 70 dopo Cristo, quando Gerusalemme sarebbe stata distrutta dai romani, il tempio distrutto e poi le macerie spianate, e centinaia di migliaia di persone. Giuseppe Faro parla di 500.000 di ebrei che sono stati crocifissi, che sono stati massacrati. Ecco, Gesù avrebbe voluto risparmiare. Questi testi vanno letti nel contesto più ampio del piano della salvezza. Dio che dice nella Bibbia: io ti ho posto davanti la vita e il bene, la morte e il male, scegli dunque la vita affinché tu possa vivere, possa amare l'Eterno il tuo Dio e tenerti stretto a Lui, perché Egli è la tua vita e la lunghezza dei tuoi giorni. Ecco, Dio fa il tifo per noi, Dio fa il tifo affinché noi possiamo scegliere la vita, e tutto il suo progetto è un progetto di vita, è un progetto volto a salvarci dal nostro volere, dal nostro pensiero di autonomia, che ci ha portato a credere alla bugia che si possa vivere staccandoci dalla fonte della vita, che è il nostro creatore, ma ciò è impossibile. Ecco, noi dobbiamo leggere questi testi all'interno dell'ambito del contesto biblico, dove ci viene detto che questa vita che noi oggi viviamo non è la vera vita, non è normale questa esistenza, perché Dio non ci aveva creato per la sofferenza e anche per la morte. Se noi viviamo la vita che noi abbiamo scelto, scegliendo il male e la morte, è perché Dio spera che noi possiamo renderci conto della nostra scelta scellerata e ritornare a Lui, come lo stesso vale per il popolo di Israele, che
pur non essendo stato fedele, continua a essere oggetto del suo amore nella Bibbia. Romani 11 dice: io dico dunque, a Dio rigettare il suo popolo, così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dice l'apostolo Paolo: Dio non ha rigettato il suo popolo Israele. Tutto Israele sarà salvato, come scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe, e questo sarà il mio berit con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quando all'Evangelo essi sono nemici a causa vostra, ma quando l'elezione sono amata a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Per cui l'amore di Dio per il suo popolo, anche se il popolo è stato infedele, mantiene quindi tutta la sua essenza, mantiene quindi in vigore quello che era il patto iniziale di Dio di amarci e di salvarci. Poi i figli di Israele torneranno a cercare l'Eterno, il loro Dio, e Davide, il loro re, e si volgeranno tremanti all'Eterno, alla sua bontà, negli ultimi giorni. Quindi in Osea c'è questa profezia che dice che negli ultimi giorni il popolo, anche di Israele, farà parte del rimanente che aspetterà il secondo avvento di Gesù. E seppure alcuni rami sono stati troncati, e tu che sei stato innestato al loro posto e fatto partecipe, non vantarti contro di loro. Essi sono stati troncati per l'incredulità, e tu sei ritto per la fede, non insuperbirti ma temi. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora tu non sia reciso, perché non voglio, fratelli, che siate presuntuosi. Qui ci sono delle lezioni anche per noi oggi, perché anche noi possiamo scadere negli stessi loro errori di, anziché prendere sul serio Dio e volerlo conoscere in profondità e conoscere le sue promesse, la grande speranza e salvezza che ci ha donato, possiamo invece basarci sulle nostre idee molto umane, troppo umane, che poi ci portano a perdere anche a noi quella salvezza che Dio desiderava anche per il popolo di Israele, ma anche per quelle popolazioni per cui Dio aveva dato dei secoli di tempo per ravvedersi. Ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo alla conclusione delle epoche. Perciò chi pensi di stare in piedi, guardi di non cadere. Per cui anziché leggere la Bibbia superficialmente, dando velocemente giudizi su Dio, sul popolo biblico e anche sui cristiani, ecco, cerchiamo di cercare la verità, cerchiamo di andare in profondità delle cose, perché qui invece c'è un messaggio completamente opposto, completamente diverso. Tu vuoi permettere a Dio di donarti la pace e la gioia che stai cercando? Tu vuoi permettere a Dio di darti quella benedizione, quella salvezza, quella pienezza, quella felicità che in fondo è il desiderio profondo che ognuno ha nel proprio cuore? Allora non commettere lo stesso errore che queste vicende in qualche modo testimoniano. Dice Gesù: venite a me voi tutti che siete travagliati e gravati, io vi darò riposo, perché il mio gioco è dolce, il mio peso è leggero, e voi troverete riposo per le vostre anime. Che noi possiamo seguire la voce di Gesù che ci chiama a sé e affidarci a Lui pienamente, perché Gesù vuole darci soltanto riposo, perché Gesù vuole soltanto il bene di ogni sua creatura. E allora mi auguro veramente tu possa accogliere l'invito di Gesù e in Gesù trovare quella leggerezza, quella dolcezza e quel riposo che stai cercando.